Dunque, questo è uno dei miei fucili. È un 80, è un fucile che ho realizzato per la pesca sul torbido e ho scimmiottato in pratica la forma del grafite della C4. La peculiarità purtroppo di questo fucile è quella di non avere uno spessore sufficiente nella parte finale del fusto per l'alloggiamento della staffa della telecamera, rispetto magari agli altri miei fucili dove il fissaggio della staffa è stato effettuato proprio in prossimità dell'appoggio sternale. Il problema a fucile finito si è ripresentato e stimolato anche dal forum su Facebook di Filippo Bertocci, mi sono ripromesso di effettuare questo video per rendere pubblica l'esperienza che ho avuto nel caso qualcuno si dovesse ritrovare nella solita mia situazione, ossia ad avere un fucile già ultimato e non riuscire nell'immediato a focalizzare un punto dove poter inserire la staffa senza dover effettuare ulteriori fori oppure modificare il fusto nelle sue parti. E l'unico punto al quale mi potevo appoggiare era proprio il perno, e in questo caso una vite, una vite del mulinello e il perno dell'antiparrucco. Perlomeno l'idea che ho avuto è stata quella di sfruttare questi due punti che avevo a disposizione. Ecco, la staffa che andrò a realizzare prenderà appunto in considerazione questi due punti. La staffa che ho realizzato è in acciaio. Ho rinforzato questa staffa con due, diciamo così, spessori di legno perché mi sono accorto che la staffa in questione, una volta montata nel fucile con il peso della telecamera andava in oscillazione e sono stato costretto a mettere questi rinforzi che evitavano questo problema. A questa staffa ho aggiunto questo supporto dove ho applicato, ho resinato al centro un dado e lateralmente delle viti che permettono il fissaggio
del pattino dello scafandro della GoPro sulla staffa. A questo punto vado solamente ad inserire le due viti negli appositi fori con il loro dadino. Ora non sto ad avvitarlo, ma giusto per avere un'idea di come. Questo è il montaggio e questo è il fissaggio del pattino dello scafandro sulla staffa. La vite che ho messo nel pattino è una vite alla quale ho sagomato la testa proprio per permettere allo scafandro l'inserimento senza intoppi. Ecco, andiamo adesso a montarla nel fucile e vediamo quali possono essere i pregi e i difetti. Dunque, questa è la sua sede. Come potete vedere, è abbastanza agevole sia il fissaggio che la rimozione di questa staffa, non occorrono cose particolari. Questa, come potete vedere, è la staffa inserita nel fucile e questa è l'applicazione dello scafandro della telecamera. Dunque, è stata messa volutamente alla sinistra proprio perché, anche se la sua posizione naturale per me che sono destro era quella esterna alla linea di mira, ma purtroppo dalla parte opposta avevo la necessità di lasciar libero per permettere il riavvolgimento della sagola dell'asta. Comunque penso anche in questo caso di aver ottenuto un risultato ottimale che, non, che mi permetta comunque di avere una linea di mira piuttosto libera. E nello stesso tempo è anche un punto piuttosto avanzato che mi permette di avvicinare ulteriormente quello che potrebbe essere la visione e l'avvistamento del pesce. Spero di essere stato utile a tutti gli amici che mi seguono. Un arrivederci, alla prossima.